Ciao a tutti ragazzi, buonasera. Io sono Nicolo Bardi e sono uno dei fondatori di Tutored. E spero che riuscite a sentirmi, magari se mi volete dare un via libera, così iniziamo subito questo webinar. Perfetto, grazie Cristina, grazie a tutti gli altri. Vedo già oltre 200 persone connesse, quindi anche questo webinar ha riscosso tantissimo successo, ma iniziamo subito. Benvenuti a questo webinar in partnership con JECAT. Oggi andremo a parlare di lavorare nel fashion e nell'luxury, quindi un webinar molto molto interessante. Dal momento che molti di voi si sono iscritti a Tutored proprio per seguire questo webinar, giusto un paio di parole su di noi. Noi siamo una realtà definita il punto di incontro digitale fra studenti, giovani laureati ed aziende. All'interno della nostra piattaforma, la nostra community può candidarsi a numerosi annunci di stage e di lavoro che vengono pubblicati da oltre 250 aziende, come potete vedere alcuni nomi da BNP, Reale Mutua, Lido, Accenture, AXA, e per candidarsi è possibile creare un CV direttamente sulla nostra piattaforma. Inoltre ci occupiamo di orientamento al lavoro, questo che vuol dire all'interno della nostra piattaforma è possibile. Federica dice che non mi sente, se qualcun altro non mi sente scrivetelo, oppure Federica ti invito a fare un refresh della pagina così da sentirmi. Grazie Marica, molto gentile. Tornando a noi, sulla nostra piattaforma è possibile leggere numerosi contenuti che vengono pubblicati dalle aziende in cui collaboriamo, ci sono numerosi approfondimenti. Scusate, su CV, colloqui, sbocchi di lavoro, organizziamo un webinar. Io chiedo agli speaker di non muovere le slide perché sennò le muovono per tutti. Organizziamo anche delle coding challenge. Se qualcuno ha piacere a condividere un po' questo webinar, qualche frase, qualche citazione che vi interessa, vi invito a condividere una storia di Instagram taggando la nostra pagina e quella di JECAT. L'ultima slide, noi organizziamo tantissimi webinar, circa una ventina ogni mese. I prossimi appuntamenti sono estremamente interessanti, quindi vi invito a dargli un'occhiata. Uno domani, insieme a Fabiana, manager, dove andremo a parlare del colloquio di lavoro, quindi un argomento trasversale molto interessante. Il giorno dopo, insieme a un'azienda con cui collaboriamo, Enel, faremo un webinar su come redigere al meglio il proprio CV e si potranno ricevere anche dei consigli da parte del team HR di Enel. Sempre lo stesso giorno, quindi sempre l'11, organizziamo anche una masterclass su Excel, diciamo una delle competenze più richieste su Tutored, ma non solo, quindi abbiamo deciso di organizzare questa masterclass proprio per supportare un po' la nostra community. Prima di lasciare la parola ad Aurora, di JECAT e agli speaker, giusto un paio di parole su questa piattaforma. I pulsanti utili sono solo tre, quindi è facile. Sulla parte di sinistra trovate una conversation, che diciamo è dove state scrivendo, dove avete scritto, potete scrivere un po' tutto ciò che desiderate. È importante invece che le domande le fate nella parte sotto, quindi nel punto interrogativo, question answer. In questo modo Aurora, quando andrà a gestire un po' tutte le domande, che sicuramente saranno davvero tantissime, sarà facilitata nel lavoro. Ultima cosa, dal momento che abbiamo due speaker più la moderatrice, potete decidere con l'icona bianca in basso a destra come vedere, quindi se vedere tutti e tre gli speaker, vedere solo chi sta parlando, potete un po' decidere come preferite. Io non voglio assolutamente rubarvi altro tempo, quindi io innanzitutto ringrazio gli ospiti, gli speaker, che invito ad accendere il microfono e la camera, e ringrazio tantissimo JECAT, in particolare Aurora, che è qui questa sera. Quindi Aurora, a te la parola e grazie mille di essere qui questa sera. Grazie Nicolò, buonasera, benvenuti a tutti e grazie per l'accoglienza. Mi sentite, mi vedete tutto bene? Io ti vedo e ti sento bene, Io ti vedo. vediamo pure gli altri ragazzi confermano. Benissimo, allora direi che possiamo procedere. Piacere, io sono Aurora Paisan e attualmente ricopro il ruolo di vice responsabile all'interno dell'area HR di JECAT. JECAT è una società di consulenza composta interamente da studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Gli studenti che ne fanno parte provengono da diversi percorsi di studio, quindi da economia, lettere, è proprio un bel mix e come anticipato prima ci occupiamo di consulenza manageriale. Siamo una junior enterprise e come tale facciamo parte di un network che conta quasi 1500 junior, con le quali organizziamo di solito comunque formazioni, eventi ed in generale occasioni di crescita. Proprio per quanto riguarda le occasioni di crescita, ci affidiamo molto spesso ai nostri alunni perché crediamo che siano una grande risorsa per noi ed in generale per tutti. Colgo quindi l'occasione per presentarvi Elena D'Avanzo e Giambattista Genovesi, ex alunni di JECAT, che oggi sono nostri ospiti e sono protagonisti di questo webinar a tema a lavorare in quello che è il mondo fashion and luxury, che
che ringrazio e a cui do il benvenuto. Grazie Aurora, grazie mille per averci coinvolto, è sicuramente un'ottima occasione per condividere un po' quello che la nostra esperienza ci ha insegnato e per aiutare le persone comunque a avvicinarsi a questo settore che sappiamo bene entrambi essere comunque molto chiuso, quindi grazie mille per l'occasione. Anch'io ringrazio tutti, ringrazio Niccolò e Aurora per l'opportunità data e spero di poter essere insieme ad Elena un punto di riferimento per tutti voi. Sicuramente riuscirete ad esserlo. Colgo l'occasione per ricordare a tutti i ragazzi e ai partecipanti di scrivere nella parte appunto riservata alle domande tutto quello che vorreste chiedere appunto ad Elena e a Giambattista, così che io possa poi far da mediatrice e portare avanti quelle che sono le vostre domande e curiosità. Io non perderei altro tempo, lascerei subito a voi la parola chiedendovi di presentarvi e di raccontarci un po' chi siete e cosa fate. Ok, vai, prego Elena, se vuoi cominciare. Vabbè, prima le signore, dai. Seguiamo quest'ordine. Allora, prima di tutto, molto piacere. Io sono Elena, ho 26 anni e sono una merchandising planner da Yux Net-a-Porter. Il mio background è prettamente economico. Io, appunto, ho studiato in cattolica, sia in magistrale che in triennale. Ho sempre voluto un po' lavorare all'interno del settore fashion luxury, però io ho una formazione classica, quindi non proprio inerente all'argomento. Non avevo particolari contatti con chi lavorava all'interno del settore, quindi quando mi sono trovata a scegliere l'università, quello che mi sono un po' detta è che volevo mantenere un percorso che mi lasciasse aperte più porte possibili all'interno del settore, quindi appunto ho scelto economia che è veramente super versatile e anche super richiesta poi all'interno del settore e quindi ho fatto economia e gestione aziendale in triennale e il Master of Science in Management in magistrale che per chi non lo sapesse, chi di voi non è della Cattolica, è semplicemente laurea magistrale in economia in inglese. Quello che diciamo però mi ha sempre un po' caratterizzato è che studiare non mi dava soddisfazione, nel senso che mi sembrava sempre che mi mancasse qualcosa. Quindi quello che ho voluto sempre fare è affiancare allo studio un lato pratico, quindi mettere in pratica effettivamente quello che avevo studiato. Sicuramente GECAT in questo senso mi ha dato una grossa mano, ma sicuramente poi avremo modo di approfondire. Ma l'altro aspetto che diciamo ha fatto anche un po' la differenza poi all'interno del mio CV sono stati gli stage. Io ho fatto uno stage già in triennale a livello curricolare al terzo anno e poi uno stage in triennale, scusatemi, l'ho fatto presso un magazine online di moda nella parte comunicazione e marketing e poi in magistrale invece ho fatto uno stage da Gucci prima in digital merchandising e poi in retail merchandising, quindi diciamo che per me è sempre stato importantissimo abbinare effettivamente quello che studiavo poi alla pratica anche per cercare di capire cosa realmente mi interessava di questo settore. Bene, io sono Giambattista, ciao a tutti, ho 25 anni e come penso possiate immaginare sono siciliano, vengo da Catania e il mio percorso di studi inizia proprio lì all'Università di Catania. Ho iniziato a studiare economia aziendale e una volta finito il percorso triennale ho deciso di cominciare una laurea magistrale in mercati e strategie d'impresa all'Università Cattolica qui a Milano. Diciamo che il mio percorso si caratterizza anch'esso da una serie di attività extracurriculari. Ho avuto l'opportunità durante la laurea triennale di svolgere un'attività di tirocinio presso la SIBEG SRL, che è una società che imbottiglia le bevande del gruppo Coca-Cola Company in Sicilia. E grazie appunto a questa opportunità ho avuto l'opportunità di entrare in contatto comunque con diversi team, un ambiente molto internazionale che mi ha dato lo stimolo per cercare di comprendere meglio quali fossero le dinamiche aziendali e via dicendo. Durante invece il percorso di studi magistrale, oltre l'opportunità di GECAT che dopo vi racconteremo meglio, ho avuto questa grande opportunità di svolgere uno stage curriculare presso il gruppo Prada, dove attualmente appunto ricopro il ruolo di Project Finance Specialist, e anche lì è stata un'opportunità senza dubbio unica che ha fatto scoprire in me, degli aspetti che non conoscevo, e mi ha dato l'opportunità di arrivare fin dove oggi sono, quindi capiremo meglio più avanti quali sono le skills che magari questo settore oggi richiede e soprattutto quali soft skills, grazie alle esperienze extrauniversitarie, potete coltivare durante il vostro percorso di studio, magari per
in altre opportunità come GECAT o altro. Vi ringrazio davvero molto. Gianbattista, ti ringrazio perché mi hai dato l'input a quello che è la prossima domanda. Appunto, che ruolo ha avuto GECAT all'interno della vostra formazione? Cosa vi ha insegnato e soprattutto che ruolo ha giocato? Vai Giambattista, adesso tocca a te. Inizio io. Allora, diciamo che per me è stato un ruolo fondamentale, nel senso che venendo da un contesto universitario diverso, all'inizio mi trovavo un po' spaesato, conoscevo appunto pochi colleghi e GECAT senza dubbio è stata un'opportunità per entrare in contatto con un vasto network di ragazzi super preparati, con un sacco di consapevolezza e voglia di imparare. Ho notato lo stand di GECAT i primi giorni all'università e da lì interessato. Mi sono buttato, ho mandato l'application e ho cominciato a fare una serie di colloqui perché non so se tutti sapete, GECAT impronta appunto il recruitment come una vera e propria azienda, società di Bello ricerca. posto. Per cui abbiamo iniziato proprio facendo un colloquio di gruppo, poi un colloquio individuale un po' più tecnico, per cui mi sono sentito proprio, mi sono messo in gioco, mi sono sentito valorizzato, ho dato il massimo cercando appunto di poter rientrare nell'area di mia preferenza, perché appunto GECAT è strutturato in aree di competenza e avevo mandato l'application proprio per l'area commerciale, poiché volevo entrare in contatto con diversi clienti, avere l'opportunità di conoscere diverse realtà e quant'altro. Ebbene, ce l'ho fatta, sono entrato in GECAT, da lì sono rimasto circa un anno e mezzo per tutto il mio percorso di studi. Diciamo che è stata una grande famiglia, ho avuto l'opportunità di conoscere tanta gente, fare tanta esperienza. Dopo un annetto ho cambiato area di competenza, sono passato nell'area R&D, che è un'area di ricerca e sviluppo che mi ha dato l'opportunità con altri soci con competenze un po' più senior di approfondire tematiche diverse. Diciamo che abbiamo implementato una serie di strumenti gestionali che potevano facilitare la junior nel storare le informazioni o comunque condividere le informazioni in maniera diversa attraverso degli applicativi come Podio o altro. Bene, la mia esperienza di GECAT comunque è stata breve rispetto ad altri ragazzi che hanno avuto modo di mettersi in pratica anche nella junior, ad esempio in J-Italy e in altre realtà, però diciamo che mi ha lasciato il segno e senza dubbio è stato molto importante nel momento in cui ho fatto il mio primo colloquio presso il gruppo Prada, in cui diciamo che le mie esperienze lavorative erano pressoché poche, avevo soltanto un'esperienza di tirocinio alle spalle, per cui incominciai a parlare di tutto quello che è stato GECAT per me, quali sono state le mie esperienze, il fatto che gestivo in autonomia un portfolio di clienti, che mi organizzavo le giornate, organizzavo i task da fare, collaboravo con i miei colleghi, per cui una serie di competenze, dalle più soft alle più hard, come ad esempio la capacità di saper fare analisi di mercato, business plan, piani di comunicazione, tutte delle capacità un po' più tecniche che comunque per un ragazzo di 20-22 anni sono senza dubbio un punto in più. Diciamo che l'azienda magari ti guarda in maniera differente, capisce che se già a quest'età sei interessato a tutti questi aspetti, sei un ragazzo che si vuole mettere in gioco, che ha opportunità diverse, senza dubbio magari verrai anche premiato. Quindi consiglio a tutti, proprio un consiglio a tutti i giovani che frequentano l'università di chiedere se la propria università ha magari una junior di riferimento, ma ormai il network si sta espandendo sempre più, quindi più o meno tutti ritroverete una junior presso la vostra università. E un altro consiglio che vi posso dare è quello di mettervi in gioco al massimo, cercare di fare quante più esperienze possibili, partecipare a tutti gli eventi, meeting nazionali e internazionali e
e da lì vi porterete un background che senza dubbio non vi scorderete. Bene, allora prendo un gancio a una domanda che hanno già fatto, visto Maria Elena ha chiesto, vorrei chiedere, vabbè, ad entrambi adesso rispondi io, poi ci darà anche la sua, se le conoscenze sviluppate all'università si sono mostrate sufficienti una volta entrata nel settore oppure no. Nella realtà io quello che ha fatto veramente la differenza all'interno del mio CD sono state proprio le mie attività extracurricolari, perché comunque ad economia vengono sfornate tante, 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 tante persone e quindi quello che poi fa la differenza non è tanto quello che è studiato o dove l'hai studiato, ma che cosa hai fatto mentre studiavi. Quindi effettivamente avere JCAT e anche le altre esperienze di stage nel CV è quello che ha fatto veramente la differenza. JCAT per me è stata un'esperienza veramente super formativa. Io ho iniziato nell'associazione quando ero alla fine del primo anno della triennale e l'associazione era nata da pochi anni, 2, 3, massimo 4, e quindi era tutto un po' in divenire. Sono entrata a far parte dell'area comunicazione e marketing perché diciamo che era una tematica che mi interessava, ma che ad economia è trattata un po' così, quindi volevo effettivamente capire se era qualcosa che faceva per me, che poteva interessarmi. E quello che ho scoperto all'interno dell'associazione è che non è solo un'associazione studentesca, ma è proprio una vera e propria azienda, nel senso che appunto, come diceva prima Aurora, l'associazione offre dei servizi di consulenza alle aziende, quindi ti permette di sviluppare tutta una serie di skill che sono le stesse che svilupperesti se lavorassi in azienda, perché veramente è un'opportunità unica. Ti permette di sviluppare tendenzialmente tutte le soft skill che sono richieste all'interno dell'application. Ti permette di saper lavorare in gruppo, di lavorare sotto pressione, di essere proattivo, perché comunque è vero che è come un'azienda, ma è molto più orizzontale ovviamente rispetto a un'azienda normale. Quindi anche se comunque ci sono i responsabili d'area, c'è cioè il board, tutte le figure sono chiamate ad essere proattive all'interno dell'associazione e a portare comunque il loro effort di qualunque tipo. Vi racconto, per esempio, io sono entrata appunto nell'area comunicazione come associata, poi sono diventata vice responsabile, poi sono diventata responsabile e ho fondato anche nel frattempo un altro, diciamo, uno spin-off della mia dipartimento dedicato proprio alla realizzazione eventi in Cattolica, in questo caso ovviamente, e quindi lì veramente sei libero di esplorare, diciamo, tutte le tue capacità, di capire anche quali sono i tuoi punti di forza e i tuoi punti di debolezza e lavorarci su prima di iniziare a lavorare, perché chiaramente JCAT è anche un po' un banco di prova. Quando arrivi e ti butti nel mondo del lavoro, ci sarà sempre qualcosa che sai fare meglio e qualcosa che sai fare peggio o non sai fare, e comunque scoprirlo in un ambiente anche un po' più, diciamo, anche protetto rispetto a che magari un'azienda in cui è anche un po' più un contesto formale, è veramente un valore aggiunto. Ovviamente, come dicevamo prima, non solo soft skill, ma anche hard skill, quindi per esempio l'utilizzo di Excel, l'utilizzo di PowerPoint, l'utilizzo per esempio di tutti i tool di grafica. Noi ovviamente facendo parte dell'area comunicazione utilizziamo tutti i tool di grafica e anche la parte di, per esempio, creazione di un piano editoriale. Ovviamente poi essendo anche responsabile mi ha permesso anche di sviluppare una visione un po' più strategica, sia a livello di strategia, a livello di comunicazione, sia a livello di strategia di gestione di un team, che comunque erano, siamo arrivati, ma quasi circa una decina di persone, secondo me, a un certo punto, quindi comunque è anche una grande responsabilità che ti permette di comunque sviluppare anche un senso del lavoro molto, molto, molto forte. E anche quando effettivamente ho fatto i miei primi colloqui per gli stage più importanti, quindi quello da Gucci, effettivamente JCAT è quello che è risaltato di più e che comunque ha mostrato che ero una persona comunque intraprendente, che si voleva mettere in gioco, che voleva mettere in pratica quello che aveva studiato e che comunque sapeva anche già dove puntare, anche perché sicuramente in JCAT l'esperienza è stata bellissima nell'area comunicazione e marketing, però da quello che ho capito era che non era quello che voleva fare, quindi nonostante questo comunque mi ha aiutato anche a indirizzarmi, a capire verso che direzione volevo andare, ad escludere eventuali altre opzioni. Peraltro sicuramente lavorare nell'associazione ti permette anche di crearti un network vastissimo, sia a livello di persone che comunque sono quelle che lavorano con te giorno dopo giorno, tutti i giorni della settimana, che il weekend poi, perché non pensate che sia una cosa che fai una tanto, tutti i giorni ci lavori. E però anche a livello comunque, diciamo, contatti un po' più formali delle aziende, ovviamente con i partner che abbiamo o con i clienti con cui lavoriamo, si instaurano comunque delle relazioni professionali che poi possono essere anche sfruttate in futuro, quindi è veramente un'opportunità. Peraltro c'è un'altra domanda, non so se ora vuoi rispondere tu o posso rispondere io, se si può fare application a JCAT solo se si è studente della Cattolica. E la risposta è sì, nel Prego. senso che JCAT è perché allora, sostanzialmente il Junior Enterprise all'interno del territorio italiano, ma anche all'estero, tendenzialmente in Italia, sono proprio un network. Quindi ogni università ha la sua Junior Enterprise. In questo caso JCAT è quella della Cattolica, per esempio GEME è quella dell'Università Bocconi, GECOM era quella della Statale. Quindi ogni università può avere una sua Junior Enterprise. Dico può perché ovviamente anche se il network si è espanso veramente tanto da quando io lavoravo, non per forza tutte le università hanno una Junior Enterprise.
però il fatto che non sia presente non vuol dire che voi non possiate fondarla, perché ovviamente tutte le Junior Enterprise sono partite da una persona che ha deciso di comunque fondare l'associazione. E quindi quello che vi consiglio è prima di tutto di informarvi se appunto presso la vostra università c'è una Junior Enterprise. Potrebbe essere che non ci sia scritto proprio sul sito dell'università, perché ci sono dei riconoscimenti che l'università richiede per essere a sito, eccetera. Quindi magari cercate di informarvi, cercate tipo Junior Enterprise e scrivete il nome della vostra università, sicuramente così online la troverete. Se invece non c'è, appunto, potete iniziare, potete contattare anche il network italiano delle Junior Enterprise per avere anche tutte le informazioni su come si può fondare una Junior Enterprise, perché è veramente un progetto che poi ti comunque entra a far parte di te e veramente ti cambia proprio la vita universitaria, quindi è veramente un'esperienza che io rifarei assolutamente. Ho smesso di lavorare nella Junior solo quando ovviamente ho iniziato in stage, perché non era possibile conciliare, però ho lavorato 3 anni praticamente all'interno della Junior e veramente è stato quello che ha fatto poi la differenza all'interno del mio CV. Mi permetto di collegarmi per chi chiedeva in chat appunto di spiegare un attimo cosa fosse JECAT. Ti ringrazio Elena per aver fatto questa panoramica molto generale e colgo anche l'occasione per ricordare che a breve apriranno le candidature appunto per lo Spring Recruitment, quindi se andate sulla nostra pagina JECAT, ci seguite su Instagram, riuscite a stare al passo, diciamo così, con tutte le tempistiche e provare a candidarvi per entrare a far parte di quello che è JECAT. E ovviamente le Junior Enterprise sono in tantissime altre università, quindi come diceva Elena, l'importante è un attimo andare a cercare le informazioni e trovare quella più vicina a voi, diciamo così. Io proseguirei, diciamo così, entrando nel vivo di quello che è la discussione, quindi vi chiedo di condividere con noi qualche dettaglio, se potete, sul vostro lavoro attuale e di cosa vi state occupando adesso. Vai, lascio la parola a te, Elena. Vai. Allora, io sono appunto, come dicevo all'inizio, una merchandising planner. Il merchandiser è una tipologia, diciamo, di posizione che è prettamente proprio delle aziende di lusso, perché è una posizione estremamente legata al prodotto che sostanzialmente segue il prodotto in tutto il suo ciclo di vita, quindi da quando effettivamente viene ideato a quando effettivamente arriva alla vendita poi del consumatore finale. Per fare ciò ovviamente esistono più figure di merchandiser, quindi c'è il collection merchandiser, il visual merchandiser, il retail merchandiser o digital a seconda, perché adesso c'è anche questa versione, e il merchandising planning. Sicuramente quello che caratterizza di più il merchandising planning è che questa è la figura più analitica, pur essendo sempre molto legata al prodotto, è la figura che è sostanzialmente un po' più lo smanettone, diciamo, tra tutti i merchandiser, è quella a cui le persone vengono a chiedere: ma non mi funziona Excel, tu sai fare questa cosa? Tendenzialmente questo è un po' quello che ci vengono a chiedere, proprio perché, diciamo, la nostra attività core è lavorare con i numeri. Diciamo, le mie giornate tipo sicuramente si dividono un po' tra l'utilizzo di Excel, l'utilizzo di PowerPoint, Excel ovviamente per l'elaborazione dei dati, dei database, la comprensione, e poi PowerPoint ovviamente per tutta la parte di presentazione e elaborazione poi dei risultati che sono stati analizzati. Come cuore, diciamo, delle attività del merchandising planning è quella di avere una visione un po' a 360 gradi sul brand e sulla sua collezione, perché comunque il merchandiser si occupa prima di tutto dell'analisi delle performance passate e presenti, quindi in atto, e ovviamente questo gli permette di dire se la collezione sta andando bene, sta andando male, dove si può migliorare, quali sono invece gli aspetti su cui già il brand è forte, quindi gli permette comunque di avere in mano tutte le informazioni per creare una strategia vincente per il brand. E dall'altro lato invece guarda un po' anche al futuro con la parte di forecast, andando effettivamente a fare una stima dei budget per quanto riguarda le stagioni successive, quindi ha un po' in mano tutto, diciamo, il life cycle del brand, e ovviamente contribuisce nella parte prodotto con la sua parte più analitica e quindi con la parte, diciamo, un po' più strategica dettata dalla parte numerica. Beh, mio percorso totalmente differente, diciamo che avendo studiato economia e avendo fatto tante esperienze di project management, ho proseguito verso qualcosa di più tecnico. Diciamo che l'ufficio di project finance management praticamente una funzione di supporto all'area amministrazione, finanza e controllo del gruppo. In particolare all'interno del mio ufficio analizziamo una serie di richieste specifiche che ci vengono appunto proposte dall'area,
può essere la parte del consolidato, del controllo di gestione, la parte del bilancio, quant'altro, e cerchiamo di trovare una serie di soluzioni che possono essere tecniche o appunto funzionali, che sono proprio volte al miglioramento di queste attività, quindi volte appunto ad efficientare le attività stesse attraverso una serie di soluzioni, come ad esempio oggi si sente spesso parlare di digital transformation. In particolare, nel mio ufficio svolgiamo anche un'attività di assistenza a una serie di utenti che possono essere centrali, quindi presso l'headquarter qui a Milano, in Italia, o presso la sede produttiva, oppure appunto una serie di utenti periferici in tutte le sussidiarie nel mondo. E diciamo che questo supporto viene principalmente svolto nell'utilizzo dei sistemi informativi aziendali. Quindi ad esempio nell'utilizzo dei cubi OLAP o qualsiasi altro strumento o applicativo e in tutte quelle piattaforme che utilizziamo per monitorare e gestire le performance aziendali a copertura di tutti quei processi, ad esempio di closing, civilistici e gestionali, dei processi di pianificazione finanziaria e gestionale stessa. Quindi diciamo che è più un aspetto tecnico, un aspetto molto interessante sicuramente per chi ha studiato economia, per chi si vuole cimentare nelle funzioni di project management, perché comunque si lavora spesso a progetti, si lavora molto in team, quindi bisogna avere quella capacità di sapersi relazionare con gli altri, saper comunicare in maniera efficiente, senza dubbio. Sono necessarie una serie di skills, quali ad esempio la capacità di saper usare bene comunque il computer, i fogli Excel, molto importanti le lingue perché bisogna relazionarsi tanto con gli utenti periferici, quindi diciamo che l'inglese è una competenza base, poi da lì più lingue si conoscono, meglio è spagnolo, francese o altro. Diciamo che all'interno del mio team sono una delle risorse più giovani, per cui ancora ho tanto da imparare. Sono qui ancora da poco, circa un annetto, però mi piace molto perché mi relaziono molto bene con i colleghi, con il mio responsabile che comunque mi dà l'opportunità di comprendere quali sono tutte queste dinamiche e quindi la voglia di crescere su questi diversi fronti. Cioè, quindi diciamo che svolgo le attività giornaliere su questi fronti, cercando appunto di comprendere quante più nozioni possibili in tutti i progetti a cui partecipiamo e poi diciamo dando assistenza pratica a tutti gli utenti sugli applicativi che già il gruppo ha in uso. Quindi un aspetto molto bello, molto attuale, sempre più tendente verso il digitale, però con molti aspetti tecnici da approfondire sempre più. Grazie Gian Battista, grazie Elena. Secondo voi, quali sono le best practice, diciamo così, le qualità che sono necessarie per entrare a lavorare in questo settore? Bene. Va bene, dai, vado io. Ti lascio il tempo per pensare. No, allora, diciamo che sicuramente la prima cosa che dico sempre a chi appunto mi fa questa domanda, come lavorare nel settore, eccetera, sicuramente ci sono un po' di falsi miti, un po' un'area, diciamo, attorno a questo settore che lo rendono veramente un po' chiuso. Sicuramente il primo argomento importante è la questione devo per forza aver studiato una laurea specifica per lavorare all'interno del settore fashion luxury. No, cioè, parliamoci chiaro, per tutte quelle figure che sono tecniche, quindi tipo stylist, designer o tutta la parte proprio di realizzazione pratica dei capi, tipo modelliste, start, eccetera, è ovvio che sono richiesti dei corsi specifici proprio perché, scusate, questo è il mio cane che mi abbaia, proprio perché la figura richiede delle competenze tecniche. Basta,
delle competenze tecniche precise e quindi ovviamente è necessario un corso di studi assolutamente che ti dia queste competenze. Per tutte le altre invece posizioni più corporate, quindi la parte, non so, di HR, comunicazione, ma anche merchandising e buying, comunque ovviamente avere un percorso di studi allineato, già focalizzato sul settore è un plus, ma comunque se voi non avete un percorso di studi focalizzato sul settore non è un problema. Quello che comunque vi consiglio di fare, che per esempio ho fatto anche io, che comunque appunto ho studiato economia, quindi comunque niente di specifico, vi assicuro che in Cattolica il settore fashion luxury si vede un po' col cannocchiale, quindi non si sa niente di questo settore. Quello che vi consiglio per andare insomma, diciamo un po' a sopperire al fatto che appunto non studiate qualcosa di specifico sul settore, è di andare a sviluppare delle competenze a livello personale, quindi leggete libri, ascoltate podcast, informatevi sulle ultime news, tutto quello che potete fare, avete a vostra disposizione, vi permette comunque di dimostrare poi anche in sede di colloquio che anche se non state studiando qualcosa di specifico, siete davvero interessati al settore perché lo conoscete e conoscete le sue dinamiche. Il secondo punto riguarda un po' il fatto anche, ovviamente tu, Giambattista, se hai qualcosa da aggiungere, interrompimi ovviamente già live. Però comunque il secondo punto riguarda il fatto che per entrare nel settore bisogna avere per forza conoscenze. Questo un sacco di gente me lo dice sempre, ah sì, devo avere conoscenze. Io non conoscevo nessuno, zero proprio il quota. E è ovvio che se conosci qualcuno che già lavora all'interno delle aziende, tipo fare un referral, allora è più facile perché ovviamente ti dà un gancio. Ma assolutamente vi assicuro che anche se non conoscete nessuno, quello che fa la differenza è come voi andate a strutturare la vostra application, quindi come create il vostro CV, come create la cover letter e come effettivamente vi presentate. Più effettivamente, diciamo, riuscite a lavorare in maniera efficiente su CV e cover letter per rendervi un po' più il candidato ideale, più questo problema, diciamo, di non conoscere nessuno nel settore sarà non più un problema. E l'ultimo punto riguarda un po' anche la competizione. Sicuramente è vero che sì, per chi di voi avrà visto le posizioni aperte su LinkedIn, avrà visto che tendenzialmente sono tutti più di 200 application, più di 500 application, non mi ricordo adesso cosa dice il preciso LinkedIn, ma sono quasi tutte così. Quindi è ovvio che sicuramente la competizione c'è, però quello che dicevo prima è che sicuramente quello che dovete dimostrare quando andate a fare l'application, basta, è che è la vostra passione, perché quando iniziate a fare uno stage comunque tendenzialmente non sono richieste particolari competenze tecniche se non le lingue, l'utilizzo del pacchetto Office e qualche soft skill che vabbè, ok, quella facilmente dimostrabile. Quello che fa veramente la differenza è la motivazione, quindi perché avete scelto quell'azienda e perché avete scelto quella posizione è quello che comunque dovete far, diciamo, emergere quando fate un'application, perché questa cosa è importantissima. Per quanto riguarda invece le competenze richieste, a parte appunto per le posizioni un po' più tecniche, per cui sono richieste proprio delle competenze tecniche, pratiche ben precise, tendenzialmente per la parte più corporate, come dicevo prima, sicuramente la conoscenza delle lingue, quindi l'inglese must have, lo dovete sapere bene, in maniera fluente, perché tendenzialmente in tutte le posizioni, anche quelle che magari possono sembrare più corporate, come HR, è comunque richiesto un buon livello sia di parlato che poi di comprensione, eventualmente anche scritto. Ovviamente una lingua in più è sempre un plus. Se dovete scegliere in che lingua investire, sicuramente scegliete il francese, perché comunque è tendenzialmente quella più richiesta all'interno del settore e quindi sicuramente vi dà un plus. Per quanto riguarda invece altre competenze, sicuramente la conoscenza del pacchetto Office, quindi in particolare Excel e PowerPoint. Qualcuno ha chiesto, mi sa, in chat dove noi abbiamo imparato ad usare queste i programmi. Scusate. Lato mio, io li ho imparati ad usare principalmente, diciamo, mentre lavoravo da JCAT. Sì, perché comunque, specialmente PowerPoint, su Excel poi avevo fatto un corso, però nella realtà dove l'ho imparato veramente ad usare è stato durante il mio primo stage da Gucci, in cui veramente lì tarella, cioè lì subito ti mettono sul gioco e vai, lanciato, e tu la sera a casa ti guardi le cose, ah questo funziona così, ah questo funziona così. Mi ricordo che tipo magari mi facevano vedere la parte di formattazione, io mi segnavo tutto sul quadernino e la sera me lo rileggevo, quindi nella realtà è importante che voi almeno abbiate un'idea delle specifiche più importanti di Excel, come tipo le formule di VLOOKUP, HLOOKUP, tutte le somme, somme composte, SUMIF, COUNTIF, tutte queste cose qui, e sicuramente le tabelle pivot, che nella realtà sono facilissime da usare, però basta solo un po' di esercizi grafici, e poi tutto il resto comunque lo imparate facendo, anche perché comunque per imparare Excel serve comunque avere un database su cui possiate lavorare, un qualcosa su cui possiate elaborare i dati, perché ovviamente per capire per cosa ci servono le formule vi serve una base dati da utilizzare. Quindi questo è sicuramente molto molto importante. Direi che
Direi di lasciare la parola a Gianbattista. Certo, assolutamente. Non posso che essere concorde con tutto quello che ha detto Elena. Mi riaggancio anch'io a una delle domande che ho letto, dove chiedevano appunto se le competenze sviluppate all'università erano sufficienti per entrare nel settore o comunque nel mondo del lavoro. Beh, ti rispondo che semplicemente l'università ti dà quelle basi necessarie per poi andare a ricoprire determinate mansioni all'interno dell'azienda e conoscere dal punto di vista appunto teorico come andare a affrontare il tuo lavoro. Come può essere ad esempio un corso di programmazione e controllo, nel momento in cui ricopri una posizione da controller, senza dubbio, senza le basi teoriche, non potrai fare quel mestiere. Dall'altro lato ti dico che una serie di soft skills, come possono essere la capacità di relazionarti con gli altri, la capacità di gestire il tempo, i task, suddividerti i compiti all'interno di un progetto, suddividere le mansioni e quant'altro, sono delle competenze che purtroppo ad oggi l'università non ti trasmette, poiché i case study sono pochi, i lavori di gruppo scarseggiano e comunque non si applicano tutte quelle serie di competenze di, ad esempio, project management che una junior enterprise come JECAT ti offre. Per cui senza dubbio avere l'opportunità di fare delle esperienze extracurriculari come JECAT o come attività di tirocinio o stage ti danno quel plus per cui una volta arrivato in azienda ti ritrovi avvantaggiato rispetto ad altri candidati che magari non hanno mai sentito parlare di un Gantt, non hanno mai aperto Excel, comunque si trovano senza dubbio svantaggiati rispetto alla tua posizione. Per cui ti dico sì, come ha appena detto Elena, non ci sono delle skills particolari. Senza dubbio le lingue sono importantissime per questo settore, ma come penso in molti altri, quindi l'inglese approfonditelo bene, il pacchetto Office a bomba, soprattutto appunto Excel, PowerPoint, perché li utilizzerete spesso. E basta, cioè, dal punto di vista mio abbastanza tecnico vi dico che ho avuto l'opportunità di imparare durante il lavoro molte competenze tecniche che mi hanno permesso di utilizzare meglio anche il pacchetto Excel con una serie di add-in e una serie di strumenti che mi permettono di muovermi meglio all'interno del lavoro. Ma come diceva Elena, per esercitarvi è necessario avere database, informazioni, dati e quant'altro, quindi sì, fate il massimo, fate più che potete, studiate le formule base di Excel e da lì una volta entrati farete le vostre esperienze, quindi sono delle skills necessarie ma che potrete costruire anche nel corso del tempo. Infatti forse su questo è quello su cui si può mentire un po' di più, nel senso che è ovvio che nel CV non si deve mentire, l'unica cosa che secondo me puoi fare un po' è sulle competenze, diciamo, pratiche di Excel. Se tu hai una base anche in farinatura, di, appunto, dicevamo prima, le formule fondamentali, eccetera, puoi un po' mentire e poi, cioè, sul campo è veramente un learning by doing, cioè, tu fai e giorno dopo giorno impari tantissime cose, perché comunque anche il mio lavoro, che comunque ovviamente è inerente all'economia, perché ovviamente è tutta l'analisi di dati, eccetera, vi assicuro che comunque ho sempre scoperto cose nuove che non avevo mai studiato, che non avevo mai fatto e che ho imparato sul campo, quindi assolutamente non vi spaventate, perché comunque gli stage sono sempre formativi, nessuno si aspetta di avere una risorsa che dal giorno zero sappia fare tutte le cose, perché allora saresti comunque un junior o comunque una figura già con una seniority più alta. Comunque da uno stagista ci si aspetta che più che altro sia proattivo, quindi si metta in gioco, non solo porti a termine il suo taschettino ma vada oltre. Ovviamente questo si può fare dopo un tot di mesi, tendenzialmente, non so tu Gianbattista, ma secondo me prima di 2 o 3 mesi non sei assestato come minimo, perché devi capire cosa stai facendo, come lo stai facendo, con chi ti stai interfacciando, devi imparare anche solo per dire i nomi, chi fa cosa, e comunque tendenzialmente ci vogliono sempre qualche mese per assestarsi, e dopo, diciamo, a un certo punto, dopo una data di cut-off, ti senti veramente, diciamo, coinvolto e cosciente, no, di quello che stai facendo, e da lì
è il momento in cui comunque devi ancora metterti in gioco e devi veramente andare un po' oltre, fare quel passettino in più che comunque ti permette anche di farti notare. Quindi non vi preoccupate troppo se dite: ah, ma io questa cosa non so fare, questa cosa non so fare. Se vi hanno scelto è perché comunque ritengono che voi abbiate le competenze base che possono andare bene, poi tutto il resto lo svilupperete comunque facendo. Esatto, soprattutto l'aspetto proattivo, cioè essere sempre sul pezzo, essere interessati all'azienda, studiate molto bene l'azienda per cui mandate l'application e il giorno in cui andrete a colloquio fatevi trovare preparati, motivati, molto motivati, e se avete dietro una serie di esperienze che possono essere associazioni o quant'altro, senza dubbio spendete tanto tempo su quello, fate riferimento a tutte esperienze che avete fatto, se avete gestito dei progetti, se vi siete relazionati con colleghi più grandi, se tutti aspetti che, oltre ovviamente al percorso di studi, al voto di laurea, sono tutte quelle informazioni topiche che sicuramente alcuni vi chiederanno, altri no, il livello di inglese e quant'altro, però focalizzatevi molto sulle vostre esperienze, su quello che avete fatto, sulle vostre motivazioni, su cosa vi piacerebbe fare. Perché vi piacerebbe entrare in un'azienda nel settore della moda? Io ricordo ancora che durante il mio processo di selezione mi venne chiesto: ma ti piacerebbe entrare nel gruppo Prada solo per il nome, oppure veramente ti piacerebbe lavorare per questa posizione? Cosa ti aspetti da questa posizione? Dove ti rivedrai? Quindi, secondo me, fa tanto farsi trovare preparati, sul pezzo, molto motivati e con tanta voglia di crescere e di apprendere quanto più possibile, perché ovviamente siamo giovani, da uno stagio ci si aspetta di formarsi e poi anche lì la carriera è lunga, quindi bisogna mettersi in gioco, bisogna cercare di collaborare con gli altri e crescere quanto più possibile. Grazie mille. Vi riporto alcune domande che sono state scritte nella chat. Vai. Allora, chiedono se è stato difficile trovare gli stage che avete svolto durante o la triennale o la magistrale. Io aggiungerei anche quali sono stati gli step magari per raggiungere questi stage. Allora, ma... Io, cioè, per la mia esperienza, ovviamente sono due esperienze molto diverse, fare uno stage curricolare e fare uno stage extracurricolare, perché comunque per lo stage curricolare la Cattolica è una piattaforma di stage and placement dove le aziende pubblicano gli stage, che ovviamente sono dedicati agli studenti, sono proprio dedicati a chi deve fare uno stage curricolare, perché c'è tutta una burocrazia dietro, che l'azienda deve essere in partnership con l'università, eccetera, eccetera. Quindi è proprio un portale dedicato a questa attività. E quindi io avevo trovato la posizione appunto all'interno del portale, avevo fatto application lì, quindi era stato un po' più facile anche trovarla, perché ai tempi non avrei saputo dove cercare. Mentre quando invece ho fatto lo stage da Gucci, era una posizione per cui, anzi, io avevo fatto un'application spontanea proprio in quel caso, perché appunto non sapevo bene ancora che cosa avrei voluto fare anche a livello di posizione, non sapevo assolutamente che cosa fosse un merchandiser, quindi avevo fatto appunto application spontanea e poi mi avevano contattato e mi avevano fatto la proposta della posizione, quindi lì ero andata a cercare proprio sul sito. Diciamo che ci sono vari piattaforme che possono essere utilizzate per cercare lavoro, visto che qualcuno l'ha chiesto, quindi da che ci sono, lo dico anche questo, oltre a LinkedIn. Tendenzialmente la differenza è che la fonte più affidabile è il sito del brand, quindi tendenzialmente se andate sul sito del brand o del gruppo, anche sotto la sezione carriera o lavora con noi, ci saranno tutta la lista di posizioni aperte all'interno del gruppo o del brand, e quello è quello più affidabile perché tendenzialmente è anche quello più aggiornato con tutte le informazioni e tutte le posizioni che ci sono. È comodo utilizzare la parte anche dei gruppi tipo Caring o Webmash, perché lì ovviamente ci sono tutte le posizioni aperte all'interno del gruppo, quindi un sito per un sacco di brand. Però ovviamente questi non sono gli unici, potete utilizzare anche tante piattaforme, tipo c'è Indeed, c'è Fashion Job, c'è tutta la parte dedicata a Pan Bianco Jobs, Buff Jobs, c'è anche la pagina Instagram Daily Internship, dove sono molto spesso pubblicano anche stage dedicati al settore. Ci sono veramente tantissime fonti che potete utilizzare, e vi consiglio anche di utilizzare in modo intelligente LinkedIn, perché su LinkedIn potete attivare degli alert per le posizioni che vi interessano, mettendo a filtro un po' tutto, quindi la posizione che vi interessa, se è uno stage, su che stato o che città addirittura, quindi potete creare tutta una serie di alert che sono molto utili, che fanno un po' anche il lavoro per voi. Però veramente vi consiglio di partire sempre dal sito dei brand, piuttosto fatemi una mappatura dei brand che vi interessano, vi
inserite in un file Excel o in Word tutti i link e ogni tot giorni li controllate in modo tale che è anche più facile poi fare tutto il processo di ricerca, ecco. Perfetto, super esaustiva. Aggiungo soltanto per mia personale esperienza la possibilità comunque di conoscere qualche professore che ha lavorato o lavora per l'azienda in cui vi piacerebbe fare un'esperienza di stage, oppure avere l'opportunità di partecipare a qualche incontro che magari l'università vi offre nel pomeriggio, o magari, non lo so, degli incontri focalizzati proprio su un'azienda o su un macro argomento, e quindi partecipare a quell'incontro per avere l'opportunità di entrare in contatto con il recruiter dell'azienda stessa e quindi farvi notare, farvi conoscere, magari rivolgere loro qualche domanda, qualche perplessità, senza dubbio può essere un aspetto molto interessante. Perché appunto per mia personale esperienza l'opportunità di tirocinio che ho svolto in triennale è avvenuta proprio così. Avevo l'opportunità di svolgere la tesi di laurea riguardante proprio un aspetto riguardante appunto la sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno della SIBEG, quindi della società del gruppo Coca-Cola in Sicilia, e da lì appunto è nato proprio un'opportunità di lavoro a tutti gli effetti, perché andando lì non solo mi relazionavo con i colleghi, ma avevo l'opportunità di vedere il processo produttivo, vedere appunto le dinamiche organizzative, comprendere quali aspetti all'interno dell'organizzazione sono di tuo interesse, quindi se la parte amministrativa, del marketing, il commerciale, comunque sono degli aspetti che all'università non si comprendono molto bene, però avendo questa opportunità in più riesci a schiarirti meglio le idee ed essere un po' più avvantaggiato rispetto agli altri. Grazie. Sempre dalle domande, riuscite a condividere con noi qualche hint o comunque come è strutturato il processo di selezione? Sia da UX che da Prada? Allora, io parto dal presupposto che sono qui non per rappresentare il gruppo Prada, ma come genovesi giambattista, quindi vi porto la mia personale esperienza e vi dico che senza dubbio il processo di recruitment si svolge come tutti gli altri, per cui una volta che venite individuati e contattati dall'HR, magari telefonicamente si svolge un primo colloquio telefonico in cui vi scambiate le principali informazioni, quindi cosa hai studiato, quali sono le tue attitudini, cosa ti piacerebbe fare, se hai avuto delle esperienze pregresse, dove ti trovi attualmente, a Milano, in Sicilia o quant'altro. E da lì, se appunto il colloquio va a buon fine, magari se piaci all'HR di riferimento, vieni contattato per fare un colloquio conoscitivo all'interno dell'azienda. Nel mio caso, nell'headquarter di Milano, ho avuto l'opportunità di conoscere l'HR manager, con cui ovviamente abbiamo fatto un vero e proprio colloquio, hanno visto il mio curriculum, le mie esperienze, il mio percorso di studi. E da lì appunto tutti gli step successivi, andando avanti, appunto ho conosciuto anche il direttore del mio team, ho avuto l'opportunità di comprendere meglio quali fossero le attività giornaliere, di cosa si occupava il mio team, quali le mie mansioni e quali appunto le mie aspettative per quel lavoro. Da lì appunto è cominciato il mio percorso, quindi vi sto raccontando la mia personale esperienza. Non so se Elena vuole aggiungere o... Sì, diciamo che tendenzialmente il percorso di selezione, specialmente per gli stagisti, è questo, cioè si parte da un colloquio, da un colloquio telefonico con l'HR, che è la parte un po' più semplice, e mi raccomando ragazzi, quando chiama l'HR non chiedete mai ma scusate per che posizione mi state chiamando, perché ho fatto tante application, no. Raga, no, piuttosto cercate di fatelo parlare, che tanto comunque tendenzialmente gli HR parlano, quindi capirete sicuramente la posizione, o addirittura di solito loro si presentano, quindi tendenzialmente cercate comunque di non fare mai questa domanda, anche se è normale fare tante application, magari tenetevi un file di backup in cui inserite tutte le informazioni, e appunto successivo all'incontro con il recruiter tendenzialmente poi si va in azienda.
Può essere anche che magari ci sia prima un colloquio di gruppo e quindi sostanzialmente questo è un colloquio che tu fai insieme ad altre persone, tendenzialmente non è proprio un colloquio ma è un business case che l'azienda ti dà, ovviamente in base alle varie posizioni il business case cambia e quello che studiano sostanzialmente durante il colloquio del gruppo è capire un po' le attitudini personali più anche in questo caso più che rispetto alle competenze tecniche, proprio le attitudini, quindi se sei una persona che sa lavorare in gruppo, se sei una persona proattiva, se sei una persona che invece magari vuole sorpassare gli altri, se invece sai essere collaborativo, quindi studiano principalmente la parte di soft skill e poi tendenzialmente appunto se si passa questo step si passa poi ai colloqui quelli con l'HR manager o con il manager barra tutor del tuo stage. E tendenzialmente gli step per uno stage sono questi, anche perché poi non ci sono colloqui troppo tecnici per queste posizioni comunque entry level, quindi gli step assolutamente sono questi. Proseguo con un'altra domanda piuttosto gettonata, cerco di accorpare tutte quelle che sono le richieste. Come considerereste, ad esempio, voto di laurea, certificazioni, esperienze all'estero, extracurricolari? Quanto hanno impattato sull'essere scelti, quindi è importante avere un voto di laurea alto, delle certificazioni, questo tipo di cose più tecniche, diciamo? Allora, secondo me per questa domanda la risposta dipende, cioè non c'è una risposta univoca per tutti, dipende dalle informazioni che tu puoi mettere nel tuo CV. È ovvio che se hai già fatto uno stage, se hai già fatto un'associazione studentesca, se hai fatto un Erasmus e quindi sei comunque una persona proattiva che può portare dell'esperienza, supporto alle tue competenze, il voto di laurea va un po' a perderti, diciamo, messo che tu non abbia preso 80, ok, se sei tendenzialmente sopra il 100 comunque va un po' a perdersi. Se invece per esempio magari hai poche esperienze, puntato più sulla parte scolastica, è ovvio che invece dovrai far risaltare il tuo voto di laurea, ma anche la tua tesi, che tendenzialmente io consiglio sempre di farla in linea con poi il lavoro che si vorrebbe fare, perché vi assicuro che è un ottimo gancio durante i colloqui. Io in magistrale avevo fatto una tesi sull'omnichannel, su come avevo studiato effettivamente la strategia omnichannel di Gucci in paragone ai suoi competitor e avevo portato poi alla fine delle best practice su come potessero migliorare, e anche se poi ovviamente avevo fatto dei colloqui poi fuori da Gucci perché avevo fatto la tesi mentre lavoravo per loro, ma poi appunto poi ho cambiato, è stato veramente un gancio fantastico durante i colloqui in cui mi hanno chiesto perché questa tesi, ma quali best practice hai tirato fuori, ma come che KPI hai utilizzato per analizzare le performance degli omnichannel degli altri brand, e quindi veramente consiglio di fare una tesi che possa aiutarvi poi anche in fase di selezione. A livello di esperienze sicuramente ho visto che qualcuno ha chiesto appunto dell'Erasmus eccetera, secondo me è un'esperienza rilevante, comunque tendenzialmente ti mostra come persona proattiva che vuole sperimentare, tendenzialmente l'Erasmus ti ha aiutato anche a sviluppare la lingua della metà in cui sei andato, quindi ovviamente ti aiuta anche a validare le tue competenze linguistiche. E per quanto riguarda le certificazioni, allora, le CDL veramente serve poco, perché quello che nella realtà impari con le CDL non è quello che poi fai, perché è molto teorica come certificazione, quindi... Quelle linguistiche sono utili, nel senso che ovviamente certificano il tuo livello di lingua, anche se aspettatevi che comunque durante il colloquio ci sarà un momento in cui loro testeranno il vostro livello di lingua. Tendenzialmente avviene durante il colloquio con l'HR, a un certo punto switcha, ti fa una domanda in inglese e ti chiede di rispondere in inglese, quindi questo è di solito un po' il test che avviene. Quindi comunque diciamo che la certificazione è utile fino a un certo punto, anche perché ricordatevi sempre che le certificazioni scadono a livello legale, nel senso che valgono 2 anni e poi scadono, ma anche proprio a livello pratico, perché è ovvio che io se ho fatto la certificazione del FIRST in quinta liceo e sono all'ultimo anno di magistrale, chissà come lo so l'inglese, cioè meglio, peggio, boh, non si sa, se non ho fatto nessun'altra esperienza. Quindi io consiglio anche all'interno del CV, mettete comunque le certificazioni solo se sono recenti, perché sennò lasciano un po' il tempo che trovano, e peraltro non allegatele al CV, cioè proprio, tanto è solo tutta roba in più, inserite semplicemente nella sezione delle competenze linguistiche che avete questa certificazione. Poi se proprio il recruiter vorrà vederla, ve la chiederà, ma cioè proprio mai capitato, quindi basta veramente che la indichiate senza allegare particolari informazioni. Benissimo, allora è stata... se vogliamo aggiungere qualcosa a questo, se no procediamo con la prossima domanda, che mancano solo 5 minuti alla fine di questa sessione. Chiedono: come descrivereste l'ambiente aziendale in Prada e in Gucci? Ragazzi, allora. Che te adesso, la risposta io prima.
No, non vorrei scendere troppo nel particolare, nel senso che, come dicevo prima, sono qui per portare la mia esperienza e non per parlare nello specifico del luogo di lavoro. Però, senza dubbio è un luogo di lavoro a tutti gli effetti e quindi bisogna incominciare a pensare nell'ottica di non sono più all'università. Mi devo comportare in un certo modo, con un certo rigore, almeno vi porto la mia personale esperienza. Poi, come dicevamo prima, cambia da azienda ad azienda, da settore a settore, in Anche da particolare team a team, da che poi. team. Quindi vi dico, bisogna rispettare i task che vi vengono affidati, bisogna essere puntuali nelle scadenze. Bisogna avere rispetto per i colleghi. L'ambiente di lavoro senza dubbio non è l'università, per cui hai dei tempi ben precisi, degli orari da rispettare, dei task da portare a termine. Quindi, senza dubbio, attraverso l'esperienza e col passare degli anni di lavoro vi abituerete sempre più a degli ambienti abbastanza dinamici, in cui magari avete bisogno all'inizio di essere un po' più seguiti, poi avete più voglia di diventare autonomi e quindi gestirvi in autonomia i vostri compiti. E da lì il mio consiglio è cercare di ampliare quanto più possibile il vostro network, cercare di fare quante più amicizie possibili, comprendere bene il ruolo degli altri colleghi e quindi capire quali altri aspetti aziendali vi possono interessare. E basta, cioè, io per personale esperienza finora mi sono sempre trovato bene. Mi piace, come dicevo prima, il team in cui lavoro e spero di poter crescere tanto e di poter dare tanto anch'io all'azienda in cui mi trovo attualmente. Quindi nient'altro da aggiungere. Sì, confermo anch'io tutto quello che ha detto. Comunque anch'io mi sono sempre trovata molto bene nei team in cui ho lavorato. Diciamo che c'è un po' anche qui questa idea che nel settore fashion luxury siamo tutti pazzi, sclerati. Nella realtà, c'è cioè quello che rispondo sempre quando le persone mi fanno questa domanda è che la differenza la fanno le persone, come in tutti gli altri settori. Cioè, se ti capita comunque un capo che magari non lavora bene sotto pressione, che si stressa facilmente, eccetera, è ovvio che l'ambiente di lavoro ne risente perché anche le risorse sono a cascata molto più stressate e in ansia. Se invece comunque l'ambiente lavorativo crea, diciamo, un mood anche lavorativo molto più tranquillo, coinvolgente, è ovviamente meglio. Quindi la differenza la fanno veramente le persone. Per questo dico che da team a team la situazione può completamente cambiare. Non esiste che in un'azienda tutti i team, tutti abbiano qualche, diciamo, periodo particolare in cui chissà che cosa succede, oddio, sarò per sempre stressata. È ovvio che per le aziende di moda c'è un periodo dell'anno, quello delle campagne vendite, in cui si lavora tantissimo. Si lavora anche nei weekend, si lavora fuori orario di lavoro, quindi comunque chiaramente sono periodi molto più stressanti rispetto che i periodi di lavoro normale e quindi questo ovviamente porta le persone ovviamente a essere magari un po' più stressate, un po' più diciamo facilmente irritabili, però assolutamente ci cioè, dipende veramente dalle persone. Io veramente ho sempre trovato persone super carine. Come diceva Gian Battista, l'idea comunque di farsi sempre un network è veramente super importante, quindi conoscere le altre persone, capire cosa fanno, anche perché appunto capire cosa fanno gli altri dipartimenti ti aiuta anche a capire se quello che stai facendo è quello che fa per te o no, perché comunque se tu inizi con uno stage in un dipartimento non vuol dire che dovrai morire al suo interno, puoi benissimo cambiare, specialmente se sei ancora in stage, e quindi assolutamente cercate veramente di studiare l'azienda e capire effettivamente se quello che state facendo va per voi o per no. Ragazzi, io intanto mi sono rimbucato. Immagino siamo alla fine, giusto? C'è tempo. Guarda, io diciamo, vedo che sono un sacco di domande. Io purtroppo mi sono sconnesso un attimino che avevo problemi di connessione, mi sono dovuto spostare. Vedo che sono domande a pioggia proprio. Quindi, noi diciamo, non so se volete fare, se vogliamo fare l'ultima domanda, se Sì, poi non ho problemi. non è Erika, c'è cioè il link sbagliato un'altra volta. Sì, perché mi ha buttato fuori prima dal link che avevo io, perché qualcuno l'ha usato e quindi sono dovuta entrare con quello, quindi vabbè, ok. Va bene. Se è Gian Battista dipende un po' da voi, però ecco, se vogliamo andare avanti con un'ultima domanda, visto che Sì. continua ad arrivare, Aurora, dai, continua.
Dai, allora l'ultima domanda, cerchiamo di farla piuttosto rapida. Tanti hanno chiesto del CV e del colloquio di gruppo. Se dovessi riassumere in una o due parole cosa non può mancare all'interno di un CV per farsi notare, cosa sarebbe secondo voi? Beh, prima di tutto che non sia CV europeo. Sicuramente, questo è il primo punto. Cioè... Sì, abbastanza riassuntivo, magari in una pagina date molto risalto alle esperienze lavorative. Tutti abbiamo fatto un percorso di studi, magari tutti veniamo dall'università. Mi riaggancio a questa domanda per rispondere, non so a chi, avevo visto una domanda, non importa ovviamente l'università di provenienza, non vi fate questi film mentali. L'università, che sia di Catania, di Milano, la Cattolica, la Bocconi, senza dubbio le opportunità magari sono differenti, il portale di stage placement è differente, i professori vengono da un passato differente, però tutte le università sono valide. L'importante è studiare, fare una serie di esami che vi portano a consolidare delle skills tecniche, poi da lì ovviamente più riuscite a costruire, più competenze, più esperienze riuscite a inserire nel vostro CV, maggiore risalto darete al CV. Però non è vero che ci vuole il marchio Bocconi, Cattolica, Master. Assolutamente. Assolutamente. L'importante è che studiate e che trovate il lavoro che vi piace, che vi piaccia e che riuscite a dare il massimo in quel che fate. Sì, diciamo che comunque per creare un CV ci sono un po' di regole, nel senso che ci sono delle informazioni che dovete inserire, adesso non mi metto a dirvele perché sennò stiamo qui un'altra ora, però quello che mi riaggancio un attimo anche per dirvi una cosa, visto che ci sono anche così tante domande a cui purtroppo adesso non possiamo rispondere perché sennò poi stiamo qui 27 ore, sicuramente a me potete scrivere anche poi su Instagram, mi chiamo Fashion L, Fashion EL proprio, quindi se poi volete farmi anche delle domande direttamente lì, sono assolutamente a disposizione, vedrete che lì ci saranno già un po' di risposte alle vostre domande perché nella mia pagina mi occupo proprio di aiutare chi si sta approcciando al settore, quindi anche su tema CV eccetera, troverete anche sul mio canale YouTube un video dedicato, quindi eventualmente potrete anche trovare lì le informazioni, però appunto se poi avrete bisogno scrivetemi anche direttamente, io ho sempre un po' di arretrato nei DM, però rispondo sempre a tutti, quindi eventualmente sono a disposizione anche lì. Davvero, allora grazie mille per il tempo e comunque per tutte le vostre risposte, la vostra esperienza. A me sono state sicuramente in primo luogo molto utili, spero lo siano stati anche per tutte le persone che ci stanno ascoltando, quindi davvero grazie per il vostro tempo, immagino che siate molto, molto impegnati, quindi è sempre un piacere avervi. Grazie a voi. Grazie a voi. Ringrazio ancora. Io ho messo in chat un link per un piccolissimo survey che serve sempre a noi per capire, per avere anche nuove idee su nuovi webinar che possiamo andare a fare. E io ovviamente ringrazio tantissimo Jagat, come dicevo all'inizio, questo è stato senza dubbio il webinar in partnership che abbiamo fatto, che ha avuto più successo, quindi a livello di partecipanti abbiamo toccato 250 partecipanti, quindi numeri davvero importanti. Ovviamente grazie mille Aurora, a nome di tutto il team di Tutor, grazie tantissimo ovviamente Elena e Giambattista sia per il vostro tempo che per i vostri consigli, da quello che scrivono in chat vedo che sono stati super apprezzati, e ragazzi a tutti voi che avete sentito in bocca al lupo, spero che ci rivediamo presto e alla prossima. In bocca al lupo a tutti. In bocca al lupo. Ciao ragazzi, grazie mille, buona serata. Ciao a tutti. Ciao.